E dico sempre due cose fondamentalmente. Dovete essere flessibili e dovete seguire la vostra passione. In fin dei conti, con il lavoro poi ci dobbiamo convivere tutta la vita, no? E quindi, da un lato, segui la tua passione, fai quello che veramente ti senti che ti possa piacere. Poi la sfida sui giovani, infatti, noi cominciamo dalla terza media e poi li riprendiamo in quarta e quinta superiore. Dalla terza media dobbiamo cominciare a dargli gli strumenti per cercare di capire qual è la loro passione? Perché il problema è prima di tutto individuare la passione. Una volta che l'hai trovata, però seguila. Perché io ho conosciuto anche tante persone che hanno seguito la convenienza, ok, e non la passione. E insomma, io penso che tu alla mattina quando vai a lavorare devi avere il desiderio dentro di passare quella giornata, di sviluppare qualcosa, di avere un sogno anche se vuoi, no? Come tanti imprenditori che poi hanno avuto successo, famosi, che ne so. E quella deve essere il motore. Se no non hai un motore che spinge, se no che tipo di vita professionale fai? Se fai qualcosa che non ti piace o che sei costretto a fare. E non è una questione di soldi. Io non credo che il successo professionale sia legato ai soldi, ma è legato proprio alla soddisfazione che tu hai nel fare qualcosa di utile per il mondo, per altre persone o cose di questo tipo, no? Quindi io dico, se tu vuoi fare il batterista, per dire che sicuramente è una professione difficile dal punto di vista dei risultati professionali, economici, insomma, perché poi sai, emergono in pochi, fallo, 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 seguila. Se ci metti tutto l'impegno, ce la fai. Quindi questo coniugare, no, le necessità economiche con il desiderio di fare qualcosa, se veramente ti impegni, poi anche la parte economica arriva. Però se fai il contrario, cioè se vai a fare qualcosa che è soltanto per soldi, poi la passione non c'è. Che vita è?